Mara Venier, regina indiscussa della televisione italiana e conduttrice storica di Domenica In, non è solo un volto amato del piccolo schermo. Oltre alla sua carriera di successo, è anche una moglie devota e amorevole, come ha recentemente dimostrato con una tenera dedica al marito, Nicola Carraro, produttore cinematografico ed ex editore. La storia d'amore di Mara Venier e Nicola Carraro, che ha attraversato più di due decenni, è stata celebrata oggi, giovedì 19 settembre, in un giorno particolarmente speciale. In questo stesso dì, infatti, esattamente 24 anni fa, i due si incontrarono per la prima volta, destinati a legare per sempre le loro vite. Un incontro che, nel giugno del 2006, si sarebbe coronato con il matrimonio, consolidando un legame che continua a fiorire ancora oggi. Nel vero senso della parola, appunto per celebrare questa importante ricorrenza, Mara ha scelto di condividere con i suoi follower su Instagram un dolce video. Nella clip, la conduttrice inquadra due bellissimi mazzi di rose rosse, esclamando con emozione, come oggi, 24 anni fa. Subito dopo, nel filmato fa vedere due foto del loro matrimonio, un momento memorabile che segna una delle tappe più significative della sua vita privata. A corredo delle immagini, Mara ha voluto dedicare parole piene d'amore al marito, "Buon anniversario amore mio". Con il suo consueto senso dell'umorismo, ha poi aggiunto con una risatina, "24 anni. Che pazienza". La tenerezza del gesto e il sentimento sincero che traspare dalla dedica hanno subito scatenato un'ondata di affetto tra i fan e i colleghi dello spettacolo, che si sono precipitati a lasciare i loro auguri sotto il post. Tra i tanti volti noti che hanno reagito ci sono stati anche personaggi del calibro di Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier, Eva Grimaldi, Simona Ventura, Pamela Prati, Maria Pia Calzone, Ijalis e Angela Melillo, che hanno risposto con cuori e messaggi d'affetto. Non sono mancati, poi, auguri più articolati e personali da parte di amici e colleghi di lunga data. Il cantante Franco Ricciardi, l'attore e voce di Rossetto e Caffè Sal Da Vinci e l'ex coach di Amici Grazia Di Michele, hanno tutti condiviso messaggi affettuosi, dimostrando quanto Mara e Nicola siano una coppia amata e rispettata non solo dal pubblico ma anche dall'ambiente dello spettacolo. La dedica di Mara arriva in un momento particolarmente felice per la conduttrice, che domenica scorsa ha inaugurato la nuova stagione di Domenica In, continuando a regalare allegria e compagnia al pubblico di Rai 1 durante i pomeriggi domenicali. Nonostante gli impegni professionali e la pressione di un programma storico che la vede protagonista, la presentatrice non perde mai l'occasione per dimostrare il suo amore e la sua dedizione al marito, con cui condivide una vita di complicità e felicità.